Inizia da Correggio in Emilia il campionato di A1 di hockey su pista della FP Giovinazzo. Un esordio da non sottovalutare, visto che gli avversari, che la scorsa stagione si sono salvati in extremis, si sono rinforzati anche con l'innesto dell'ex Bertrand, che però mancherà per squalifica. Sarà una partenza comunque in salita per i biancoverdi, visto che 4 dei primi 5 impegni si disputeranno in trasferta e contro avversari di spessore. C'è in ogni caso un cauto ottimismo in casa AFP per il torneo che porterà al 50° compleanno dell'hockey cittadino. Tante le novità di rilievo, a cominciare dal tecnico Massimo Giudice, che sembra aver dato una prima impronta alla squadra. Fiducioso anche il direttore sportivo Vito Favuzzi. Speriamo che questo sia l'anno buono, che il 50° ci porti fortuna anche per cominciare a fare, a scrivere qualche cosa di più sull'album, sull'almanacco dell'hockey giovinazzese. Io ripeto, sono fiducioso quest'anno, abbiamo un ambiente carico, ben allenato, quindi abbiamo preso un tecnico di fama nazionale anche che va oltre i confini nazionali, Massimo Giudice. Abbiamo preso 3 ragazzi del Talares, un grande ritorno, quello di Dario e poi Fontan, Fernandez, il portiere che dai primi approcci ha dimostrato già di essere la persona giusta per questa squadra. Penso che alla fine il lavoro paghi e quest'anno i ragazzi stanno lavorando regolarmente e bene.